La Sea-Watch 3 lascia il porto di Catania alla volta di Marsiglia, dove sarà sottoposta a lavori di adeguamento alla normativa. Parte dunque la nave della ONG tedesca che il 19 gennaio ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi e ha dovuto attendere 12 giorni prima di ottenere di farli sbarcare a Catania. La Guardia Costiera aveva inviato a bordo militari specializzati in sicurezza della navigazione per una verifica tecnica sulle condizioni della nave. L'ispezione aveva consentito di rilevare una serie di non conformità relative sia alla sicurezza che al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino. Ora il via libera dopo aver verificato che tutto fosse in regola ha permesso la partenza verso il porto francese.